tutto pronto in casa Juventus per il nuovo progetto che vedrà una vera e propria rivoluzione per il club bianconero con cessioni e acquisti immediati. E, questo è il momento decisivo per il futuro della Juve, perché la società costruirà la nuova rosa in vista della prossima stagione e le altre che seguiranno. Si aspetta soltanto di capire come andrà a finire proprio per alcune situazioni interne con il club a lavoro per il nuovo allenatore e consegnargli la rosa migliore possibile per i prossimi anni. La volontà è quella di chiudere tutto già in settimana, perché sarà annunciato in questi prossimi giorni il nuovo allenatore e poi via a quello che può cambiare tutto per il futuro della Juventus. Ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano la scelta del club che può seriamente pensare di affondare nel mercato estivo già nelle prossime ore in maniera decisa. Via a giocatori anche molto importanti della rosa bianconera per puntare su nuovi nomi giovani che possono dare qualità e garanzia da subito per cercare di arrivare anche alla vittoria. Attenzione alla decisione di andare a definire dei movimenti da subito per permettere di fare acquisti alla Juventus nuovi e di un certo spessore. Ora può davvero arrivare la svolta che permetterebbe alla Juve di andare a fare dei nuovi colpi immediati di mercato e che farebbero esultare il popolo bianconero. Calciomercato Juventus, 3 cessioni e 4 acquisti. Può cambiare volto da un momento all'altro la rosa della Juve, che sarà gestita da Thiago Motta, che ha dato delle indicazioni precise alla società sulla squadra che vorrebbe dalla prossima stagione per tornare subito competitivi. Il Corriere dello Sport racconta del tesoretto che avrebbe la Juventus con 3 tagli di un certo spessore, che andrebbe a fare tra il prezzo delle cessioni e la riduzione degli stipendi. Chiesa, Rabiot e Szczęsny via incassando cifre importanti dalle loro partenze e rinunciando a stipendi pesanti dal valore di 5, 7 e 6,5 milioni l'anno. Successivamente a queste partenze arriveranno in maniera immediata i nuovi colpi per la Juve del futuro. Gli acquisti sarebbero 4, Douglas Luiz, Calafiori, Koop Meiners e Greenwood. Oltre al nuovo portiere che sarà Di Gregorio e che deve solo essere annunciato. Saranno decisive già le prossime ore perché da un momento all'altro può decollare il mercato estivo del club bianconero. Juve, arriva prima dell'europeo, annuncio in diretta. Juventus pronta a mettere a segno un gran colpo di mercato prima del via dell'Europa, arriva l'annuncio in diretta. E, una Juventus che cambierà volto rispetto allo scorso anno e lo farà in maniera anche piuttosto rapida. Per i bianconeri c'è da avviarsi verso un nuovo ciclo e, anche se non ci sono ancora delle ufficialità, le prime importanti mosse sono già state impostate. Giuntoli è pronto ad accogliere Thiago Motta in panchina, per costruire una squadra che vada alla ricerca di un concetto di gioco differente e più accattivante. Dopo la grande stagione con il Bologna, l'italo-brasiliano si mette alla prova in una big per andare a caccia di traguardi assoluti. E la Juventus vuole mettergli a disposizione una squadra all'altezza. Il primo rinforzo, pare ormai certo, dovrebbe essere Michele Di Gregorio. Situazione definita, sostanzialmente, con il Monza, per un trasferimento da circa 20 milioni di euro, anche nel caso del portiere dovrebbe essere ormai questione di giorni. Questi saranno comunque soltanto i primissimi tasselli di un mercato che dovrebbe riservare molte altre novità. Le idee in casa bianconera sono piuttosto chiare sui bisogni per rinforzare la squadra. E anche in un mercato così particolare come quello di quest'anno, con l'europeo di mezzo, la Juventus vuole farsi trovare pronta e mettere a segno il prima possibile le operazioni principali.
potrebbe esserci un altro arrivo eclatante prima dell'inizio di Euro 2024. Juventus, svolta per Cup Miners, pochi giorni e ci siamo. Non è un mistero che la Juventus abbia messo nel mirino Theun Koopmeiners. L'olandese è un pallino di giuntoli da tempo, la Juventus ora vuole stringere i tempi e chiudere l'operazione in breve. La prima offerta all'Atalanta, respinta, di 45 milioni di euro non ha scoraggiato il club bianconero, che ritornerà all'assalto e cercherà di chiudere entro pochi giorni. Nonostante i bergamaschi continuino a sparare altro, c'è da considerare quella che sembra la volontà del giocatore di andare a Torino. Del tema ha parlato, a Juventivis, il giornalista Luca Momblano, che ha spiegato, l'Atalanta si è arresa all'idea di cedere Koopmeiners prima dell'Europeo. Il giocatore ha già l'accordo con la Juve e sta spingendo con il suo club per chiudere l'operazione subito, parliamo al massimo di 10 giorni. Da capire, a questo punto, se l'operazione andrà in porto con soltanto un esborso cash da parte della Juventus o se ci saranno contropartite in cambio come Solé o Ailing Junior. Napoli di Lorenzo, addio dopo gli europei, prende quota lo scambio con Chiesa. Giovanni Di Lorenzo non ha cambiato idea sul suo futuro. Vuole lasciare il Napoli, del quale è capitano, durante la prossima sessione estiva di mercato e al termine degli europei. Anche questa settimana le parti non si sono incontrate. Stando a quello che riporta Tutto Sport, lo strappo non è stato ancora ricucito. Una fase di stallo che sta portando anche lo stesso Napoli a guardarsi intorno. I dirigenti azzurri, infatti, hanno chiesto informazioni per Bellanova del Torino, c'è in grande pressing anche la Roma, e Van Dersen del Monaco. Intanto, De Laurentiis valuta 20 milioni di Lorenzo, cercato anche dall'Inter, ma che ha un accordo di massima con la Juventus, ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte come Federico Chiesa. A quel punto, però, la vecchia signora chiederebbe un conguaglio pari almeno a 15-20 milioni di euro da versare, insieme al cartellino di Di Lorenzo, nelle casse bianconere per dare il via libera alla partenza dell'ex fiorentina.